A Potenza i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale Torraca Bonaventura faranno un'ora a settimana di educazione ecologica e ricicleranno in modo virtuoso pette d'alluminio grazie agli ecocompattatori installati. Cambiare punto di vista e iniziare a percepire i rifiuti come risorse e non solo come scarto e costo. È un progetto ambizioso quello che approda a Potenza e parte dai bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo Torraca Bonaventura. In ciascuna delle due sedi di Viale Marconi e Via del Popolo è stato infatti installato un ecocompattatore per il riciclo virtuoso del PET e dell'alluminio. Il progetto è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa. L'ecocompattatore Garbi della Green Service, oltre ad essere il luogo fisico dove saranno inseriti tali virtuosi rifiuti, che una volta compattati arriveranno direttamente all'industria di trasformazione senza intermediari, dà il via ad un'iniziativa volta a fare cultura. Gli Eco Point Green Service, consegnati in comodato gratuito alle scuole, sono inseriti all'interno di un progetto scolastico di educazione e formazione reale al riciclo, denominato A scuola vogliamo solo buoni vuoti. La scuola ha nel suo DNA il riciclo, l'educazione ambientale e la formazione delle coscienze, il veicolo virtuoso attraverso le famiglie. Sono i bambini che a scuola fanno un'ora di educazione all'ecologia e trasmettono poi insieme ai loro docenti alle famiglie quanto viene riportato all'interno della scuola. Parlare di ecologia, di rifiuti e di riciclaggio ai bambini è fondamentale. Avere una buona educazione all'ambiente e al riciclo dei rifiuti è il primo passo per avere un ciclo dei rifiuti che sia veramente efficiente, cosa che purtroppo oggi in Basilicata non è. Ho imparato che riciclare fa bene, lo farò per conservare l'ambiente e rispettare l'ambiente. È importante perché così noi ci ammaliamo di meno, perché l'ambiente è meno consumato.